Hanno riaperto in un giorno di pioggia le librerie a Lanciano. Nelle 5 settimane di chiusura, disposta per il contenimento del contagio da coronavirus, qualcuno si era anche organizzato con le consegne a domicilio, come ha fatto Alessandro Bianco della libreria Regina Pacis, specializzata in articoli religiosi. Sì, noi abbiamo riaperto questa mattina con orario ridotto, dalle 9 alle 13, e poi pomeriggio facciamo solo 3 ore. Ma sono almeno 10 giorni che facciamo consegne a domicilio su tutto il territorio di Lanciano e cerchiamo così di andare incontro ai nostri clienti che ci hanno saputo aspettare e che soprattutto ci hanno dimostrato anche in questo periodo con telefonate e messaggi affetto e solidarietà. Naturalmente chiediamo ai clienti di entrare muniti di mascherina e di guanti, altrimenti li forniamo noi all'occorrenza. Naturalmente non più di una persona per volta, cercando di mantenere la distanza di 1,80 m, anche per quanto riguarda i pagamenti, e cerchiamo anche di fare pagamenti con POS e bancomat per evitare appunto di toccare i contanti, e chiediamo anche ai clienti di entrare ed uscire da 2 zone diverse, diciamo, stesso ingresso, però fare il corridoio in maniera differente proprio per evitare un contatto fisico. Noi ci siamo felici di questa riapertura e speriamo anche che gli aiuti economici promessi dal governo nazionale siano celeri, perché siamo stati 5 settimane fermi e quindi tutto il peso di questa chiusura lo sentiamo sulle spalle. Io saluto anche tutti i librai di Lanciano che hanno deciso di riaprire, sono molto felice per loro perché ci siamo sentiti e tenuti in contatto in questi giorni, quindi anche questa mattina ci siamo augurati buon lavoro a vicenda e quindi un abbraccio virtuale a tutti. Non solo libri, anche souvenir per i pellegrini del Santuario del Miracolo Eucaristico di Lanciano, provenienti per lo più dall'estero. La stagione, afferma Bianco, può essere considerata conclusa. Quanto pesa l'assenza dei pellegrini del Miracolo? Pesa molto, perché oggi siamo a 2 giorni da Pasqua e io l'anno scorso a quest'ora avevo il negozio pieno soprattutto di turisti che, ripassando da Roma o dai santuari del sud e del centro Italia, venivano a lanciare un miracolo eucaristico. Nel mese di marzo ne avremmo visti sicuramente tantissimi e ci auguriamo di rivederli l'anno prossimo, perché ormai la stagione turistica è andata e soprattutto non c'è possibilità di ingresso in Italia, quindi dall'estero la maggior parte dei gruppi che arrivavano per un anno intero penso che non li vedremo.